Stiamo celebrando in questi giorni il 104° anniversario della morte del servo di Dio Guido Negri. Questa figura di giovane muore a 27 anni, non ancora, dovrà compiere dopo un mese, 28 anni. Questa figura di laico cattolico impegnato, se si insiste, si era insistito soprattutto nel passato la figura del Capitano Santo, è stata rivalutata poi invece dopo la Seconda Guerra Mondiale la figura dell'educatore e dell'animatore, che diremo noi adesso, dell'apostolo fra i giovani qui a Est. Già lui era animatore dell'Azione Cattolica, in un certo senso nel circolo San Prosdocimo, nel patronato redentore appena fondato da Don Angelo Pelà. Forse in tempo di Covid è più facile apprezzare il valore di chi nella difficoltà estrema sacrifica se stesso adempiendo al proprio dovere per la salvezza di altri e allo stesso modo scoprire in noi la necessità di questi eroici riferimenti per non soccombere alla paura. Codesta è la dimensione del santo, della persona che la gente venera per la coerenza dimostrata in vita nel compimento della sua missione, non curante delle futili illusioni mondane, unicamente attratto da una impercettibile visione superiore a ogni logica relativa all'umana sopravvivenza. È questo il motivo per cui la persistente presenza nel tempo della sua azione personale, evocata da una comunità che ne conserva la memoria, permette di creare un ponte tra realtà contingente ed esistenza eterna, tale da provocare il miracolo, elemento essenziale per il riconoscimento universale della Chiesa. Guido Negri, per la comunità di Este, è a tutt'oggi il santo da imitare e invocare in quest'epoca oscura di superficialità esistenziale, per giovarsi della sua presenza in fiduciosa attesa della sua canonizzazione. Le cause dei santi, soprattutto nella legislazione odierna, ciò che conta è che i processi nel loro nascere nascano appunto da un sentire della Chiesa, ecco, del popolo di Dio. Per cui noi parliamo di fama di santità che deve essere presente in vita, in morte e dopo la morte sempre più crescente. Questo perché? Perché va ad attestare proprio la presenza di Dio, ecco, nel servo di Dio che così viene verificato ed esaminato dalla Chiesa. Ecco, la fama di santità è il motore, ecco, che anima il processo di beatificazione, di canonizzazione, proprio dal suo nascere al suo compimento fino al riconoscimento della santità. Se viene a mancare la fama di santità, ecco, è sconsigliabile proprio partire con una causa, ecco, fin dal suo inizio. Penso sia una nota importante perché questo dice un cammino che è in crescendo, ecco, dal popolo di Dio fino ad arrivare a Roma, al riconoscimento, ecco, delle virtù eroiche o del martirio o appunto dell'offerta della vita, che è la nuova fattispecie introdotta da Papa Francesco. Ecco, nel riconoscimento proprio delle virtù eroiche, dell'esercizio eroico delle virtù, quindi nella valutazione proprio da parte della Commissione dei Cardinali, ma del Santo Padre in ultima istanza, ecco, c'è proprio questo riconoscimento di questo sentire, ecco, della Chiesa. Poi chiaramente per quanto riguarda l'esercizio eroico delle virtù e l'offerta della vita, la Chiesa ha bisogno di un'ulteriore rettifica, e questa rettifica noi la chiamiamo un miracolo. Ecco, nel caso di un avvenuto miracolo per intercessione attribuita ad un determinato servo o serva di Dio, la Chiesa appunto riconosce il timbro, ecco, di Dio. Dio che agisce, ecco, attraverso il miracolo attribuito all'intercessione di un venerato, di un venerabile, e qui allora la conferma che lui è presso Dio, si trova presso Dio. Guido, che soldato era? Prima di tutto diventa soldato per esigenze familiari, nel senso che la mamma vedova non aveva sostentamento, e per cui Guido sente la necessità di aiutare i fratelli che stavano crescendo, per cui abbraccia la carriera militare. Questo lo fa per necessità di famiglia, per guadagnare, per avere uno stipendio sicuro.
per cui diventa prima della guerra naturalmente, diventa soldato e diventerà poi sottufficiale e poi alla fine capitano. Ma questo lo fa quasi come una croce da portare, la croce che porta volentieri per la famiglia. Poi arriverà la guerra e Guido, da leale soldato, vive questo suo essere soldato in guerra, ma la vive come una croce, come l'accettazione di una croce. Subisce la guerra, è un soldato che subisce la guerra, non la esalta, non è un guerrafondaio, non è un esaltato, ma anzi vive la sua vocazione di cristiano laico anche nell'esercito e poi nel frangente terribile della guerra, la vive con questa consapevolezza di offrire la sua vita per il Signore, per la Chiesa, per il Papa in questo modo. Nel giugno 1915 Guido scriveva al fratello Silvio: muoio mediatamente per la patria terrena e direttamente per la patria celeste, per la Chiesa, per il Papa. Per quanto riguarda la causa di Guido Negri, ha seguito tutto l'iter diocesano e poi, una volta conclusa la posizione a livello di congregazione a Roma, il Santo Padre all'epoca, Paolo VI, ha bloccato, diciamo, la causa secondo appunto l'opportunità del tempo. Ecco, chiaramente riconoscendo la figura, ecco, di questo servo di Dio e anche l'esercizio eroico delle virtù da parte di Guido Negri, ma forse non c'erano i tempi maturi. Ecco, ora il desiderio sia degli amici, ecco, che portano avanti questa causa, ma anche della parrocchia stessa di Este, ecco, è quello di poter, ecco, riprendere in mano, ecco, con le dovute attenzioni, i dovuti consigli che la congregazione stessa, ecco, ci darà. Ora, insieme al Vescovo di Padova, valuteremo l'opportunità di poter ripartire, ecco, con questa causa e poi chiaramente attenderemo le disposizioni della congregazione delle cause dei santi. Guido è stato anche un prototipo di cristiano impegnato nel sociale, nella politica. Qui a Este c'era una grande battaglia combattuta tra i cattolici e i laici, o meglio tra i cattolici e quelli che avversavano il partito cattolico, e il Circolo San Protosimo, che si era schierato da un punto di vista politico per fare in modo che fosse eletto un sindaco cattolico, vinse in quelle elezioni grazie anche al grande appoggio del laicato, e in cui Guido Negri fu uno dei grandi attori su questo, e per questo era molto inviso anche dai suoi avversari, anche perché Guido era un apostolo a 360 gradi, lo era in modo integrale. Questa sua integralità, scambiata per integralismo, era molto osteggiata anche in ambiente cattolico, anche se lui apparteneva ai cattolici più liberali. Secondo noi è un bene prezioso che bisogna salvaguardare, portare avanti. Crediamo che la sua spiritualità sia un tesoro da riscoprire, perché ci può portare, se lo raccogliamo, se ci crediamo, se lo coltiviamo, ci può portare in alto nella fede, insomma, ci può aiutare molto dal punto di vista spirituale. Anche in questi tempi in cui sembra che molte cose si stiano perdendo, lì possiamo ritrovare integre e pure, insomma, come dovrebbero essere. Ecco, per noi penso sia molto edificante. Guido, esempio ancora di laico impegnato nel sociale, nel politico, un grande esempio per cui per noi oggi è una grande figura di riferimento per chi deve continuare a essere presente nel sociale come cristiano e come cattolico.